Sono il dottor Aronna, specialista in paleontologia all'Università di Gothenburg, dove mi sono occupato anche di ricerca in campo parodontale e implantare. Faccio parte di un programma di continuing education alla Harvard University Boston. In questo video parliamo dei pazienti che devono affrontare la terapia implantologica, ma che hanno la parodontite. La parodontite è una malattia diffusissima, ne sono affette più del 35% della popolazione dopo i 40 anni, in una forma medio grave circa il 10% della popolazione. Quindi nella pratica quotidiana è diffusissimo avere pazienti implantati che hanno la parodontite. Ora i quesiti sono quali denti possono essere salvati, quali devono essere invece sostituiti dagli impianti. Ci sono delle scuole implantologiche di pensiero di togliere tutti i denti, ma sinceramente oggi noi possiamo salvare molti denti grazie a delle tecniche di rigenerazione parodontale sofisticate. Quindi curiamo prima la parodontite e salviamo i denti che possono essere salvati secondo appunto degli indici clinici ben precisi. E successivamente ci affrontiamo la terapia implantare in massima sicurezza. In questo modo le persone possono avere indubbi vantaggi nel conservare la propria dentatura, mettere gli impianti in estrema sicurezza e nel conservare l'estetica dei denti naturali.